rapida a noi il benvenuto al 70° campionato italiano di pallavolo Super League. Dobbiamo perdere in casa e neanche fuori casa. Abbiamo vinto e convinto, siamo divertiti, questa è la squadra che volevamo, una squadra che vediamo mai in pericolo, quindi questo è un bello spettacolo, deve continuare così. Oh, io a questa partita porto tutta l'Umbria ormai. Presidente, lei è uno degli sponsor principali di questa SIR, si conferma essere un investimento importante? Io sono uno che sto vicino a questo comandante, mi piace, è enorme, è lui che sa fare. Grazie. Andrea Gianni, coach di Verona, una partita difficile per voi, nel senso che nel quarto set, l'avete ripresi, poi però vi è mancato sempre un pizzichino, l'avete tenuta sempre sulla parità e sull'equilibrio. Soprattutto i primi due set abbiamo un po' di rammarico perché li abbiamo sempre condotti. Il primo set l'abbiamo perso su un break in battuta di De Cecco. Il secondo set abbiamo fatto un grande recupero, siamo andati avanti di tanti punti, abbiamo avuto set point in mano e non l'abbiamo sfruttato. Quindi sai, perdi già due set così che stai giocando punto a punto, sei anche avanti, fa un po' male. Abbiamo vinto bene il terzo, il quarto non c'è stata storia, siamo andati sotto, non abbiamo più recuperato i quattro break che abbiamo subito. Cosa crede che vi sia mancato di più? Ma sai, quando sei avanti e hai la possibilità di chiudere set, è la tranquillità e la convinzione di voler richiudere. Siamo giovani, per l'amor di Dio, però questo significa che il livello contro queste squadre ce l'hai, però devi essere tu a chiudere, non ti puoi permettere di regalare, tra virgolette, perché nessuno ti regala niente. Però è così, se mantieni il livello, il punto a punto, e sei anche avanti nella parte finale perché hai fatto meglio degli altri, devi concretizzare quello che fai. Una domanda personale, coach. Giovedì è stato qui Lorenzo Bernardi, oggi lei, le due leggende dello sport secondo il CONI della pallavolo italiana. Che onore è per lei questo riconoscimento? Ma grandissimo, a parte che anche il terzo che c'è qua, che è Nicola, è un'altra leggenda. Ma da una parte, diciamo, siamo ex giocatori che qualcuno di quel gruppo lì, di quel periodo lì, ha iniziato ad allenare, per cui è anche bello trovarci contro. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Carmine Fontana, vice allenatore di Perugia. Questa squadra continua ad affermarsi con risultati netti, ma soprattutto riemerge anche dalle difficoltà con il giusto spirito. Sì, penso che sia questo quello che ci siamo detti dopo le due sconfitte, nel senso dopo quello che abbiamo fatto a Modena e a Trento, che dove comunque abbiamo iniziato molto bene e alla difficoltà, diciamo, ci siamo un po' persi. Siamo in costruzione, questa è una iniezione di fiducia, questi due risultati, per quello che è questo aspetto del gioco. Chiaramente ci sono tante cose, capito, come tutte le squadre, che devono essere sistemate, ma comunque il modo, l'intensità che proponiamo è quello che è davanti a tutti. Oggi quello che è emerso nel fatto che comunque le squadre sono sempre andate avanti punto a punto, comunque è diventato ormai una cosa sistematica fare il cambio palla. Sì, la qualità in quel fondamentale dobbiamo averla alta, chiaramente l'attacco rimane il primo aspetto che va ad essere, capito, positivo. Poi siamo riusciti a comunque battere bene. Siamo riusciti comunque in tutte le azioni lunghe a non dargli quel vantaggio nel contrattacco, dove loro sono molto buoni.
Fabio Fanulli, libero della Sir Safety. Un'altra affermazione dopo le fatiche comunque di giovedì in Champions League. Questa squadra sta crescendo e anche il tuo apporto, che stai degnamente sostituendo Andrea Giovi ancora fuori per infortunio, comunque fai sentire anche il tuo peso dietro. Ma si è detto bene, una squadra che sta crescendo. Era importante portare a casa questa partita, a prescindere dal gioco espresso, che non è stato secondo me il massimo, però ecco, andare a lavorare con 4 vittorie ci dà la possibilità di farlo con più serenità e appunto metterci lì e lavorare per migliorare cose che ancora vanno migliorate. Ora c'è un turno di riposo che quindi vi porterà fuori dal campo, ma in palestra potrete lavorare. Su cosa dovete ancora concentrarvi secondo te? Sono diversi secondo me gli aspetti su cui dobbiamo lavorare. Secondo me anche questa sera si sono verificate un paio di situazioni dove magari siamo andati avanti col punteggio e poi dopo ci siamo fatti recuperare. Ecco, secondo me, e questo era successo anche a Latina e a Padova. Forse dobbiamo migliorare un po' questo aspetto, ecco. Gabriele Maruotti, come ho detto agli altri, un'altra bella vittoria. Ho osservato un dato che si è visto anche della parte di Champions: sta crescendo in maniera anche importante la ricezione. Te sei uno di quelli che in seconda linea sta dando il maggior rapporto, almeno questo lo dicono i numeri. Sì, quindi va bene, cioè, sta crescendo la ricezione, ma sta crescendo, come dicevo prima, la nostra consapevolezza. Ed è questo che deve andare avanti, è questo che vogliamo, è questo che dobbiamo metterci in testa per andare avanti nel miglior modo possibile. Oggi anche abbiamo avuto un momento difficile nella partita dal quale siamo usciti, e secondo me questa è la cosa più importante, cioè, a parte la vittoria che è importante, anche il fatto di aver avuto le difficoltà che abbiamo avuto nelle prime due partite, ma stiamo cominciando a capire come uscirne, quindi bene. Grazie. Nella quinta giornata della Superlega Unipol 6 di pallavolo maschile, la Sir Safety Perugia riporta a casa altri 3 punti molto pesanti conquistati contro Calzerone Verona, con un risultato di 3-1. Una partita intensa che i Black Devils di Nicola Gerbic hanno saputo gestire con attenzione, perché al di là del risultato l'andamento della partita è stato veramente all'insegna dell'equilibrio e dei pari punti. Si è andato sempre avanti a suon di cambio palla, salvo poi fare dei piccoli passi in avanti nei momenti decisivi, quando c'era da chiudere il set. Come hanno detto prima di noi i giocatori e anche il vice allenatore Fontana, la Sir questa volta è stata veramente brava a tirare fuori la grinta per uscire dalle situazioni di difficoltà. 3-1 nel conteggio dei set, e questi invece sono i singoli parziali: 25-22 per la Sir Safety, 26-24 nel secondo set, il terzo set è stato vinto da Verona 22-25 e poi il quarto l'ha chiuso la Sir senza particolari difficoltà 25-20. Migliore in campo questa sera è stato individuato Luciano De Cecco, il palleggiatore argentino della Sir, che sta iniziando davvero a far vedere colpi e tocchi che insomma danno consistenza a quella che è la sua fama. Lui stesso infatti ha realizzato 6 punti, di cui 3 in battuta, alcuni proprio anche nei momenti più particolari della partita. 6 in totale sono stati poi gli ace messi a segno dalla Sir Safety, 8 i muri. Miglior realizzatore in termini di punti questa sera è stato Gabriele Maruotti, lo schiacciatore della Sir Safety, che sta veramente iniziando a dare il suo vero contributo, il suo vero peso a tutta la squadra. Verona, dall'altra parte, allenata da Andrea Giani, non era affatto un avversario semplice. Ricordiamo che appena il turno scorso ha battuto per 3-0 Trento, che qui invece aveva vinto 3-2 qui al Palo Evangelisti. Quindi era sicuramente un avversario di tutto rispetto, una squadra giovane con delle individualità da qualità assolute, fra le quali ricordiamo Sam Dero, che ha fatto 14 punti questa sera, e l'opposto Gasparini, autore di 15 punti personali. Questo i numeri dal Palo Evangelisti, ma vediamo ora com'è andata tutta la giornata di campionato. Allora, Lube Cucine, Banca Marche, Treia, Copra, Ardelia, Piacenza è finita 0-3. La Sir Safety ha battuto, lo ricordiamo, per 3-1 Calzedonia Verona. La Diacat Trentino ha battuto Revivre Milano per 3-0. Stesso risultato per Ravenna, che ha vinto nell'anticipo di ieri contro Vero Volley Monza.
Tonazzo Padova è alla sua prima vittoria contro l'ex Priva Volfetta per 3-1, mentre invece si è allungata fino al quinto set la partita fra Top Volley Latina e Alto Tevere Città di Castello Sansepolcro, finita per 3-2. Questi i risultati e questa invece è la classifica dopo 5 giornate. Apre la classifica Modena a 12 punti, Modena che oggi ha riposato. Seguono sempre a 12 Cucine, Lube, Banca Marche, Treia e CMC Ravenna. Quarta l'Energy TI Diatec Trentino a 11 punti. Risale con prepotenza la classifica la Sirsafeti che ora è quinta con 10 punti, seguita da Piacenza a 9, Ex Privia Molfetta 7, stesso punteggio in classifica anche per Latina 7 punti, Verona 6 punti, Padova 3 punti, primo punto anche per Alto Tevere Città di Castello, chiudono a 0 Modena e Milano. Oggi è stata una giornata particolare per tutta la pallavolo italiana, sia la massima serie, la Superlega, che per la Serie A2, perché prima di ogni partita le due squadre sono entrate in campo con uno striscione dove era riportata la scritta Free Gonshe, la ragazza britannica di origine iraniana che si trova tuttora rinchiusa in carcere perché ha aderito ad una protesta a Teheran contro la norma del regime di Teheran che vuole appunto che le donne non possano assistere a degli eventi sportivi pubblici insieme agli uomini. Lei stava tentando di entrare allo stadio di Teheran per assistere alla partita di World League proprio tra Iran e Italia. In quel momento è stata fermata e arrestata e ora si trova in carcere. Sotto lo slogan Free Gonshe e il volley è un diritto, tutta la Lega Pallavolo di Serie A si è unita per sostenere la causa di questa ragazza. Dal Pale Evangelisti di Perugia è tutto, da Agenzia Stampa Italia e Tifo Grifo, arrivederci alla prossima.